Se avete provato a comprare una scheda grafica oppure una PlayStation 5, vi sareste resi conto che sono praticamente introvabili. E magari avete ascoltato anche alla TV che la produzione di auto sta subendo dei grossi tagli. Per esempio, la Renault ha annunciato che farà un grosso taglio nella produzione di automobili. Questi due eventi sono strettamente collegati. Da qualche mese a questa parte c'è la cosiddetta crisi dei microchip. Sono diventati praticamente introvabili. Ma perché? L'elemento alla base dei microchip è il silicio. Quindi abbiamo finito il silicio? Come potremmo aver finito per esempio il petrolio? In realtà no. Abbiamo abbastanza silicio per produrre altri chip. E allora qual è il problema? Ci vediamo dopo la sigla per scoprire quali sono i fattori che hanno scatenato la crisi dei microchip. Benvenuti a questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi vedremo com'è nata la crisi dei microchip, che si dice durerà almeno fino al 2023. Quindi, se avevate in programma di comprare una scheda grafica, sappiate che o la dovete pagare tantissimo o dovete aspettare un bel po'. Prima di capire qual è il problema, cerchiamo di capire che cos'è un chip. Il chip, in italiano comunemente chiamato circuito integrato, è formato da una base di silicio chiamata wafer, su cui dopo sono stati aggiunti dei transistor. Che cosa sono i transistor? I transistor sono degli oggetti, dei componenti di un circuito tripolari, ovvero hanno la maggior parte dei transistor che utilizziamo nei chip sono transistor che fanno da interruttori, ovvero possono essere o accesi o spenti. Non entro nel dettaglio su come funzioni questa cosa, ma vi basti sapere che noi possiamo accenderli o spegnerli a nostro piacimento. Che cosa significa dal punto di vista di un computer acceso o spento? Acceso o spento li possiamo vedere come 0 e 1, ovvero il codice binario. Quindi un insieme di transistor, miliardi di transistor, fanno le funzioni logiche che permettono ai computer e a tutti gli oggetti elettronici di funzionare. Esistono diversi tipi di chip. Esistono quelli che sono alla base di un computer, i microprocessori, i processori, eccetera. Ma esistono anche quelli per i sensori, ovvero tutta la parte di sensoristica di un telefono. Tra l'altro ho fatto dei video sui sensori di un telefono, ve lo lascio qui una serie intera su come funziona lo smartphone. Tutti gli oggetti che abbiamo in casa ormai hanno almeno un chip, anche il frullatore, anche la lavatrice, anche il frigorifero. La richiesta di chip negli ultimi anni è aumentata tantissimo. Ma questi chip, come vengono prodotti? Il processo di produzione di un singolo chip è molto molto complessa e può arrivare addirittura per un singolo chip fino a 3 mesi. Quindi immaginate quanto tempo ci vuole per produrre tutti i chip che abbiamo. Vediamo velocemente come funziona. Si prende il silicio dalla sabbia, si fonde e si crea un cilindro. Questo cilindro viene poi diviso in sottilissimi cerchi che si chiamano wafer. Poi che cosa viene fatto? Si prende una maschera e con il laser incide sul wafer e si indicano dove bisogna creare questi transistor. Adesso dobbiamo aggiungere i nostri transistor. Una volta aggiunti i transistor, si aggiungono i contatti metallici in modo tale da far funzionare il circuito. Senza contatti metallici, i transistor sarebbero isolati. Questo è un processo molto avanzato tecnologicamente e soprattutto molto complesso. Perché è richiesto quasi fino a 3 mesi per un singolo chip? Perché le dimensioni di un transistor sono di, adesso attualmente con gli attuali microchip, di 5 nanometri, ovvero 0,00005 metri. Sono grandezze che l'essere umano non potrebbe mai lavorare e quindi deve essere fatto tutto da delle macchine specializzate. La precisione poi deve essere estrema, quindi questi macchinari sono anche molto costosi. La complessità di questi circuiti, tra l'altro, aumenta secondo la legge di Moore, ovvero il numero di transistor si raddoppia ogni 2 anni. Se 2 anni fa in un chip c'entravano 1 miliardo di transistor, adesso ce ne entrano 2 miliardi. E in realtà stiamo parlando anche di cifre più alte per circuiti molto complessi. Quindi è un processo che continua ad avanzare tecnologicamente e
I costi per un singolo chip sono aumentati a dismisura negli anni. Più chiediamo potenza di calcolo, più aumentano i transistor e più aumentano i costi di un singolo chip. Questo ha portato a molte case produttrici ad appaltare la produzione di chip. Per esempio, la Apple, che ha lanciato i propri processori da poco, ovvero gli M1, li ha solo progettati, ma la produzione non è avvenuta in America, è avvenuta a Taiwan, che è il centro mondiale di produzione di chip. Si pensi che il 50% dei chip sulla Terra è prodotto dalla TSMC. Questa è l'azienda leader nel settore, ma le altre aziende, che sono sempre di semiconduttori, che progettano chip, non li producono. Ed è questo il motivo della crisi. La crisi è iniziata con la pandemia. Le automobili hanno bisogno di chip, ma quando è venuta la pandemia, ovviamente la produzione di automobili praticamente si è ridotta a zero. Quindi tutte le fabbriche, le foundry, così chiamate le fonderie di semiconduttori, hanno cambiato i propri processi di produzione per non produrre più i chip automobilistici, perché la produzione di chip cambia da settore a settore. Produrre un chip per automobili è diverso che produrre un chip per Apple o un chip per un telefono. Contemporaneamente, la richiesta di smartphone, tablet, accessori per PC, computer portatili è aumentata a dismisura a causa dello smart working. Quindi tutti i processi di produzione servivano ai computer. Poi aggiungeteci la febbre da Bitcoin, molte schede grafiche sono state acquistate per minare Bitcoin. Aggiungeteci poi anche una carestia di acqua a Taiwan. Un altro fattore che ha condizionato la crisi dei microchip è stato il fatto che durante la pandemia le grandi aziende hanno fatto un po' come facevano le persone con la pasta, cioè facevano scorta di microchip, e questi microchip ovviamente sono stati tolti dal mercato, ma non sono stati rimessi nel mercato, ma sono stati conservati in magazzino in modo tale da averne per un bel po' di tempo, e questo ha condizionato fortemente la presenza di microchip sul mercato. E aggiungeteci anche le minacce da parte di Trump alla Cina, che ha comunque un'ingerenza su Taiwan. Aggiungeteci anche tutta la produzione di chip per la nuova tecnologia 5G e diciamo che la crisi è servita. Tutti questi fattori economici, pandemici, politici hanno portato alla crisi. Perché ovviamente una sola grande azienda non può stare dietro alla produzione di così tanti chip. Con l'allentamento delle misure anti-Covid, anche il settore automobilistico si è ripreso e quindi ha ricominciato a richiedere chip. Ma ormai la maggior parte delle fabbriche che producevano chip per automobili erano state già riconvertite. E tra l'altro non conviene riconvertirle a chip automobilistici, perché i chip automobilistici sono molto meno affidabili, diciamo, rispetto a quelli degli smartphone. Hanno un processo di produzione leggermente meno costoso, perché ovviamente una cosa deve stare in uno smartphone, deve essere super performante, una cosa deve stare in un'auto, devi semplicemente gestire il GPS, la radio e queste cose qui. Quindi alle aziende di semiconduttori non conviene ritornare a produrre chip per le auto. E infatti il settore automobilistico sta avendo una grossa crisi, che diciamo che è quello che è stato messo più in ginocchio rispetto a tutti gli altri settori a causa della carenza di microchip. Infatti molti paesi del mondo stanno cercando di spingere la produzione di chip per automobili. Ma qual è la soluzione a questo problema? Poiché il problema non è tanto la mancanza di silicio quanto la mancanza di fabbriche, la soluzione sarebbe aumentare le fab, le foundry, così si chiamano le fabbriche per i semiconduttori, nel mondo. E infatti l'America sta provando a far tornare le foundry sul proprio territorio, perché ormai nessuna azienda della Silicon Valley produce più i propri processori. Il problema è che è costosissima una foundry ed è anche molto complessa costruirla, quindi non è una cosa che io scelgo di costruire la mattina e il giorno dopo compare. Ci vorrà anche del tempo. Quindi che cosa aspettarci dal futuro adesso?
schede grafiche PlayStation 5 praticamente introvabili, auto con parecchi ritardi e soprattutto rincari su tutti gli altri oggetti tecnologici a causa proprio di alcuni rincari dell'azienda di Taiwan. Quanto tempo dovremmo ancora aspettare? Allora, sicuramente ne usciremo, ma attualmente non si parla di meno di un anno e mezzo, quindi parliamo di 2023 per tornare quasi alla normalità. Questo perché ci vogliono dei tempi tecnici per costruire le foundry. Questo è il grosso problema. Bene, questo era tutto per oggi e noi ci vediamo al prossimo video.